Le imprese italiane e il Mediterraneo, quali sono gli obiettivi del convegno di oggi? Intanto parliamo di noi, della nostra storia. È un convegno che ha un format leggermente diverso da quelli a cui è abituata Confindustria. Partiremo da un'analisi storica che molto probabilmente partirà addirittura dall'epoca romana per spiegare il presente e comprendere il futuro. Tipicamente la geopolitica viene utilizzata per spiegare i fenomeni come le migrazioni, come i contrasti commerciali tra gli stati più avanzati. In realtà oggi la useremo per spiegare le strategie e le attenzioni che le aziende devono iniziare ad avere per poter competere ad armi pari con i loro competitor all'interno dell'Europa, ma in realtà poi tutto il mondo. Con l'internazionalizzazione non dobbiamo pensare solo ai processi di export, ma anche a quelli di import. L'Italia è al centro del Mediterraneo ed è ponte per l'Europa. Di conseguenza tutto ciò che accade all'interno del bacino del Mediterraneo ha riflessi immediati per tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione e dal modello di business che hanno adottato. Le aziende sono una risorsa strategica del paese e tutti i paesi compiono e operano scelte per difendere queste risorse strategiche. Questo vuol dire che la competizione all'interno dell'Europa, del Mediterraneo e più in generale del mondo passa attraverso le interconnessioni che possono essere spiegate anche attraverso l'analisi della geopolitica. Come imprenditore ha avuto delle esperienze dirette? Assolutamente sì, purtroppo ci è capitato proprio durante gli ultimi attentati di Barcellona di avere del nostro personale esattamente all'interno dell'area interessata dall'evento e questo ci ha fatto comprendere che l'approccio al terrorismo e alle varie dinamiche internazionali devono mutare. Noi che per lavoro siamo abituati a confrontarci con questi temi tutti i giorni, ci siamo accorti che in realtà in quell'occasione eravamo assolutamente impreparati. Di fatto, proprio le piccole aziende, proprio per il fatto che è naturale che si costituisca una relazione più forte tra l'imprenditore e i propri dipendenti rispetto a una grande azienda, nel momento in cui vanno all'estero, nel momento in cui assumono personale di cultura, religione, razza diversa, devono avere tutta una serie di attenzioni proprio perché sono più piccole, più strutturate e perché c'è la possibilità di creare una relazione molto più stretta tra impresa e dipendenti. Questo vuol dire che le imprese hanno anche un impegno sociale molto importante, proprio la dimensione piccola può rappresentare una soluzione per l'integrazione per il futuro. Quali sono le caratteristiche che deve avere un'azienda per essere fortemente internazionalizzata e quali gli errori da non fare? Beh, bella domanda. Gli errori penso che siano inevitabili, proprio l'errore è quello che ci consente di migliorare. Possiamo avere tante attenzioni, attenzione al mercato, al conto economico, alle dinamiche finanziarie dei vari paesi e a quello che succede, che potrebbe succedere in termini di geopolitica. Oggi andare a investire in un paese che è in procinto di avere all'interno moti politici importanti, cambi di governo importanti oppure derive integraliste, potrebbe rappresentare una scelta sbagliata, non, magari non evidente nel primo o nel secondo anno, ma che diciamo, in termini di medio o lungo periodo potrebbero avere conseguenze molto importanti. Abbiamo avuto casi importanti nel Nord Africa, abbiamo avuto altri casi importanti un po' più spostati verso il Medio Oriente. In futuro sicuramente ci saranno delle novità, la situazione è estremamente liquida e andare a immaginare di analizzare il mercato e le strategie di internazionalizzazione valutando semplicemente il potenziale economico e commerciale di un paese oggi è assolutamente riduttivo e insufficiente. Il Mediterraneo è sempre stato un crocevia di popoli, di incontri e l'Italia ha rappresentato un ponte verso l'Europa. Oggi è ancora così? Sì, oggi è più che mai così. Noi però dobbiamo sempre ricordarci che i ponti sono a doppio senso di circolazione, quindi si va verso l'Africa, ma dall'Africa si va verso l'Europa. Il Mediterraneo è anche il centro del mondo, è il centro della isola del mondo, come diceva Mackinder, e quindi è un posto di passaggio fondamentale per tutti i traffici marittimi.
le imprese che investono nel Mediterraneo, e le nostre sono già molto attive, sono delle imprese che sanno i rischi che corrono, rischi che fanno parte della vita, perché il mondo è sempre stato turbolento, al massimo ci sono stati dei piccoli intervalli di quiete, ma nulla più, e l'imprenditore si caratterizza proprio per il coraggio di andare dovunque e di creare legami, legami che diventano durevoli. Una prospettiva sul futuro. Continuare a combattere, come diceva un procuratore della Repubblica, resistere, resistere, resistere. Certe volte ci si deve guardare più dagli amici che non dai cosiddetti nemici. E questo gli imprenditori lo sanno bene. Noi dobbiamo continuare a espanderci, possiamo continuare a espanderci. Il metodo italiano di renderci amici i locali è un metodo che funziona, fu inaugurato da Enrico Mattei ed è ancora la nostra migliore carta di credito. La vocazione dell'imprenditoria italiana è verso l'esportazione, per un motivo molto semplice. Noi siamo un paese che ha un mercato interno limitato, non ha risorse, quindi deve importare risorse, trasformarle e poi una volta trasformate queste risorse vanno inevitabilmente esportate. L'esportazione è una delle funzioni fondamentali della nostra imprenditoria. L'Occidente è coinvolto proprio a causa delle guerre interne alla galassia islamica, perché in realtà noi non ci rendiamo conto che la lotta è interna al mondo islamico e la lotta è tra sunniti e sciiti, e all'interno del mondo sunnita tra varie fazioni, vari governi, varie scuole coraniche, anche vari gruppi terroristici. Al momento la galassia jihadista è polarizzata intorno a due network che fanno capo a Al-Qaeda e all'Islamic State, e c'è una guerra in atto tra l'Islamic State e Al-Qaeda per la leadership. È una guerra di fatto tra al-Baghdadi e al-Zawahiri. Per il resto dobbiamo dire che sì, cambiano le modalità, ma i due gruppi sono molto simili, sia per quanto riguarda i nemici che gli obiettivi che vogliono raggiungere. E in questa lotta tra i due la cosa più importante è il piano mediatico, e per ottenere risultati sul piano mediatico e quindi avere uno spostamento in proprio favore sia di gruppi jihadisti che di ragazzi che decidono di unirsi a uno o all'altro dei due gruppi, si commettono attacchi in Occidente. Quindi prevalentemente l'Occidente è attaccato proprio per far propaganda. Certo, è attaccato anche per impedire che gli stati occidentali si frappongano al loro desiderio di ricostituire il califfato, però ecco, in primis è attaccato proprio perché fa gioco alla guerra interna alla galassia jihadista. In questo contesto, quali sono secondo lei i rischi per le imprese e come queste devono muoversi? Ovviamente le imprese devono muoversi con cautela. Dobbiamo pensare, ecco, che gli obiettivi non siamo noi, in primis noi non siamo i nemici. Però se parliamo di imprese che operano in situazioni più a rischio, sicuramente debbono stare attente, debbono rispettare gli usi e i costumi locali, debbono stare attenti alle zone nelle quali vanno ad agire e debbono stare attenti a rispettare anche una certa gerarchia, se così si può dire, di poteri locali, quindi anche non urtare la sensibilità di alcuni gruppi etnici, di alcune tribù. Per il resto, ecco, ricordiamo che non siamo noi gli obiettivi. Certo, se una persona poi si allontana e va in un teatro di crisi, ovviamente c'è un rischio, altrimenti ecco, non siamo noi l'obiettivo primario. Ovviamente dobbiamo continuare ad operare anche con i paesi del Mediterraneo che possono sembrare a noi paesi a rischio.